Il fenomeno della rifrazione, e in particolare la rifrazione obliqua con il suo cambiamento di direzione, spiega come mai le onde che si producono in mare, anche se il vento le spira in direzione obliqua e quindi produce le onde in direzione inclinata, poi queste onde però quando arrivano sulla costa si piegano e cambiano direzione. Immaginiamo che la costa sia qua, e arrivano sempre le onde, arrivano sempre perpendicolari alla costa. Chi è che le fa piegare e quindi cambiare di direzione in questo modo? Proprio la rifrazione. Vediamo perché. Immaginiamo quindi che la costa sia qua sotto, e allontanandosi dalla costa la profondità dell'acqua diventa sempre maggiore. Ora si può dimostrare che la velocità con cui si propaga un'onda trasversale sulla superficie dell'acqua dipende dalla profondità dell'acqua, e precisamente dove l'acqua è più profonda, le onde, appunto onde trasversali sulla superficie dell'acqua, viaggiano più veloci. Dove invece la profondità è minore, la velocità delle onde, superficiali è più lenta. Quindi, il vento, immaginiamo che spiri, soffi in questa direzione e quindi produca delle onde, e queste sarebbero i fronti d'onda prodotti dal vento, e questa è la direzione di propagazione. Ora immaginiamo che questa linea non sia più la superficie di separazione tra un mezzo e l'altro, ma sia come una specie di scalino che sta posto sul fondo e che rappresenta la diminuzione di profondità, cioè la profondità del mare al di sopra di questo scalino è maggiore, qui c'è questo scalino e la profondità di qua è minore. Questo scalino che riduce la profondità dell'acqua si comporta effettivamente come se fosse una superficie che separa due mezzi, perché appunto le onde viaggiano più velocemente al di là dello scalino e più lentamente al di qua. Quindi quando queste onde arrivano su questo scalino immaginario, dove appunto la profondità dell'acqua diminuisce, queste onde appunto si piegano proprio perché la velocità di propagazione diminuisce a causa della ridotta profondità. E immaginiamo che qui sotto ci sia un secondo scalino, quindi noi stiamo approssimando la diminuzione progressiva della profondità dell'acqua, cioè del fondale, come se fosse una serie di scalini. Quindi immaginiamo un secondo scalino qui, quindi arriva questa onda, questi fronti d'onda in questa direzione, incontrano appunto lo scalino successivo che è un'ulteriore diminuzione di profondità dell'acqua, e quindi le onde proseguiranno ancora più piegate fino ad arrivare sulla costa, praticamente perpendicolari alla costa. Quindi riassumendo, il fatto che le onde vengano prodotte in mare aperto dal vento, ma poi incontrano profondità sempre minori, progressivamente minori, fa in modo tale che da deviare la propagazione di queste onde. Quindi le onde vengono prodotte in mare aperto e viaggiano in direzione inclinata, ma poi progressivamente, come incontrando una successione di scalini che riducono la profondità dell'acqua, progressivamente cominciano a piegare. Si piegano la loro direzione di propagazione fino ad arrivare perpendicolarmente alla costa.